Tra il castello del Malconsiglio di Miglionico e la prospiciente piazza omonima, ieri sera sono state rievocate le fasi salienti della Congiura dei Baroni, giunta alla quarta edizione. Un evento realmente accaduto tra il 1485 e il 1486 e che vide protagonisti i principali baroni del territorio del Sud Italia e re Ferrante, ossia Ferdinando I d'Aragona il Vecchio, re di Napoli. I baroni si opponevano al processo di ammodernamento messo in atto dal re, che nel favorire la nascita di nuove classi dirigenti toglieva loro molto potere. Proprio il castello del Malconsiglio fu scenario di un tentativo di una riappacificazione tra le due fazioni. I baroni, in buona sostanza, invitarono il re Ferrante per fargli delle proposte nella loro direzione. Il re finge qui di accettare i consigli dei baroni, ricambia in un secondo momento l'ospitalità in quel di Napoli, ma questo secondo incontro in realtà è solo l'occasione per far trucidare o processare molti di loro. Ecco anche svelato il perché del nome del castello, da sempre definito del Malconsiglio. Sono tre momenti che però sono distinti anche da un lasso di tempo, non di un anno e mezzo nella storia vera probabilmente, però oggi concentriamo diciamo in un'ora. Quanti figuranti, attori e comparse comprende questa rievocazione? I figuranti saranno un'ottantina circa, gli attori della congiura sono stati una ventina. Oggi tentiamo anche qualcosa dal vivo con la condanna, quella che il re Ferrante fece veramente nel suo castello a Napoli, e con le decapitazioni dei primi baroni, per poi arrivare all'eccidio di Castelnuovo, per cui oggi ci fermiamo semplicemente a questo. Certo, è un'iniziativa in cui abbiamo creduto tanto fin dall'inizio, avevamo l'obiettivo di storicizzarla, e tant'è vero che la regione Basilicata proprio quest'anno ha adottato definitivamente questa nostra iniziativa insieme a quelle più importanti della nostra regione, e quindi di questo siamo orgogliosi e ringraziamo il presidente Pittella e la regione Basilicata tutta che ha creduto e crede in questa nostra iniziativa. Tanti eventi nell'agosto miglionichese. Sì, tanti eventi e tutti esattamente come la congiura dei baroni con il loghetto Matera 2019. La congiura dei baroni, ricordiamo, è stata anche contornata sin dal mattino da un'ampia premessa a partire dalle ore 11 con eventi tutti a tematica medievale, le prove d'armi, la cavalleria, gli sbandieratori, i mercatini, il volo dei falchi, banchetti, musici e danzatori ad accogliere il re.